Buongiorno Fiorellini, buongiorno, come va? Tutto bene? Chiedo venia perché ieri non ho fatto questo collegamento, in quanto che sarebbe stato veramente per me proibitivo farlo, nel senso che ho passato metà della giornata in treno, cioè 3 ore e mezza all'andata, 3 ore e mezza al ritorno, per andare a Roma, dove abbiamo definitivamente chiuso il lavoro del film Tre Sorelle di Enrico Vanzina, di cui io ho scritto la colonna sonora con Silvio Amato, e nell'occasione mi sono incontrato con Annalisa Minetti, la grande cantante e anche grande amica mia, la quale è venuta a trovarci perché ho scritto una canzone con le parole di Enrico Vanzina che sarà all'interno di questo film. È venuto fuori un pezzo veramente, vabbè, insomma, poi quando sarà il momento darete il vostro giudizio, ma un bellissimo brano, devo dire, tra i più belli che abbia mai scritto, devo dire la verità. In più mi sono avvalso di un testo veramente, di un Vanzina veramente in forma. E quindi, capite, la giornata di ieri, non, cioè sul treno non posso mettermi a fare il video perché ci sono quelli che ascoltano, eccetera, eccetera, e poi c'è il rumore di fondo. E quindi niente, ho fatto, diciamo, un giorno sabbatico. Oggi invece eccomi qua e volevo salutare mia mamma. Ciao mamma, come va? So che stai un po' meglio oggi, vero mammina? Ok, mi raccomando, eh? Bene, tanto per tenermi in allenamento, oggi pomeriggio vado a registrare una puntata di Dritto e Rovescio, il noto programma televisivo di Rete 4 condotto da Del Debbio. E di cosa si parlerà? Beh, potete immaginare, no? L'argomento del giorno sarà sempre quello, penso, dei vaccini. Così mi è stato anche un po' preannunciato in qualche modo, in modo che io mi preparassi un po' a quelle che saranno le tematiche di questa puntata che va in onda questa sera. E io insisto nel sottolineare una cosa che però non viene ascoltata dai più, anche perché insomma il mio è una goccia nel mare, quindi di conseguenza non posso nemmeno aspettarmi risultati diversi, ma è la seguente. Nel periodo che stiamo vivendo, quando si parla delle infezioni, chiamiamole così, insomma di quelli che risultano positivi, bisognerebbe, per forza, prima o poi bisognerà farlo, dividere questi positivi in vaccinati e non vaccinati. Questo sortirà due effetti. Primo, ci darà l'esatta dimensione di cosa stiamo vivendo. Secondo, sarà una grande spinta a far vaccinare quelli che sono ancora dubbiosi. Perché se uno, vedendo tutti i giorni che ci sono 5.000 infetti, 6.000 infetti, e di questi il 90% sono Novax, forse capirà che è il caso di vaccinarsi. Di conseguenza questa è una, secondo me, già qualcuno l'aveva detto in Germania di fare così. Ma insomma, questa mi sa che sia una presa di posizione che deve essere assolutamente presa in considerazione. Altri criteri non ne trovo a sostegno di che sia tesi. Per quello che riguarda poi il discorso dei Novax, questo è una, non si può entrare nella testa della gente fino a un certo punto. Ci sono i testimoni di Geova che non fanno le trasfusioni, ci sono i vegetariani, i vegani che inorridiscono a mangiare un pezzo di filetto, ci sono i mormoni. Io avevo il mio batterista che era mormone, non beveva caffè, non fumava, non faceva niente. Però potevano avere una decina di mogli. Furbetti mormoni. Difatti c'è il poligamo può avere molte mogli. Il bigamo può avere due mogli. E
poi c'è il monogamo, che deriva dal veneto mona, dove è detto una moglie sola, che si mona, monogamo. Non è proprio così. Vabbè, insomma, lo sto buttando un po' in vacca. A questo proposito, non di vacche, a proposito di libricino, volevo dirvi una cosa interessante. Caporetto, che fu la storica disfatta dell'esercito italiano nell'ottobre del 1917 e che ha determinato col suo nome d'ora in poi qualsiasi tipo di disfatta, è stato una Caporetto. Ah, lì ha conosciuto la sua Caporetto. Ebbene, Caporetto, dovete sapere che oggi come oggi si trova in Slovenia col nome di Kobarid. E questo sembra quasi una nemesi per dimenticarcela del tutto. L'abbiamo tolto anche dalle cartine geografiche. Buona giornata.